Ragazze, ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video haul con l'immancabile caricatore attaccato lì che vedo soltanto dallo schermino della telecamera tutte le volte. Questo video haul, ragazzi, vedete la luce un po' strana perché sto usando solamente le luci artificiali perché è sera, tardissimo. È un video haul tutto dedicato a Primark. Sono stata oggi da Primark e volevo prendere molto più cose. Molte più cose, poi alla fine le ho provate e come sempre ne ho messe via la metà. Vi consiglio sempre, in qualsiasi negozio andiate, di provare le cose prima di prenderle, soprattutto da Primark, dove magari le cose costano pochissimo, quindi uno è tentato di prendere tutto quanto. Vi consiglio sempre di provarle, perché se no rischiate di portarvi a casa o di spendere soldi con cose che non mettete. Passiamo subito allo shopping. Allora, mi piacciono tantissimo ultimamente questi toppini stile quello della Calvin Klein, però sinceramente di originale ne ho preso uno, mi basta e mi avanza. Ho trovato questo completino carinissimo da Primark con il toppino rosso, questo è molto stile Tommy, e la mutandina sotto uguale, questa qui è proprio a mutandina. Mi piace indossato con i shorts, il toppino e magari la camicia di jeans sopra, oppure anche solamente il toppino senza niente sopra, mi piace tantissimo in estate. E poi questo accostamento di colori rosso con le striscine bianche e nere, mi piace tantissimo. Infatti questo ho pagato 7 euro e ho preso una M. Sempre sull'ondata della passione per il rosso, ho preso questa maglia qui. Mi piacciono tantissimo queste maglie separate così a metà, le avevo trovata su ASOS però tipo a 35-40 euro, ho visto questa qui da Primark e me la sono subito presa. La vedete, è larghissima perché ho preso la taglia più grande che c'era, pagata 8 euro, cioè in Italia una 52, non so se si vede, però una 52, perché questa è in realtà una magliettina che andrebbe aderente, ma a me aderente non piace, mi piaceva così un pochettino scesa sulla spalla, più morbida, mi piacciono tantissimo le magliette morbide, strette, non mi piace più tanto indossarle, e quindi l'ho presa nella taglia più grande che c'era, pagata 8 euro. Tutto il resto dello shopping è contenuto in questa borsa carinissima, pagata 1,50 euro, che è comodissima per magari andare a fare la spesa o anche quando si va a fare shopping. Me la porto sempre, cioè ho pensato di prenderla per portarla sempre con me. La trovo carinissima poi con questo cagnolino, troppo carino. Vediamo cosa c'è dentro. Allora, vi faccio vedere subito le cose un pochettino meno interessanti, tipo set di slip, sembrano grandissimi ma sono la M, pagato 4,50 euro, pagati 4,50 euro, ce n'è uno con questa fantasia, non lo so che so, tipo foglie, uno grigio semplice e uno a righine, sono sempre comodi. Sembra strano parlare di slip, ma io non mi faccio problemi, però soprattutto quando viaggio, io di solito uso le brasiliane, cioè lo slipino è quello che mi piace di più, però quando viaggio, soprattutto in aereo, quando faccio viaggi lunghi, sto molto più comoda con lo slipino normale, e quindi mi sono presa questo pacchetto. Tra l'altro da Primark ce ne sono tantissimi di tutti i tipi, di tutti i colori, di tutte le modalità, forme, perizomi, brasiliani, slip normali, eccetera, eccetera. Poi, grande scoperta che non pensavo di utilizzare mai, poi in vacanza invece mi sono resa conto che è il modello che mi piace di più, ho preso questo triangolino di bikini, semplicissimo, proprio leggermente imbottito, pagato 2,50 euro, adesso questa luce non si vede niente, io perché sono abituata a fare video con le luci naturali, con questa proprio non vedo un cavolo, 2,50 euro, preso la 42 italiana, semplice, e l'ho utilizzato uno simile, non questo ovviamente, in tell'anni anche questo, con i shorts proprio per andare in giro il pomeriggio, gli era talmente caldo che me lo mettevo tranquillamente anche il pomeriggio, la parte sopra del costume, e l'ho pensato proprio per portarmela adesso a Los Angeles con magari lo shorts e una camicia aperta sopra, semplicissimo, mi piace tanto che sta per terra. Poi calzini, questi li ho aperti in treno ritornando, set di calzini, uno rosa,
uno blu e un altro rosa. Il primo ha tutte queste palline qui. Questo set di tre paia, taglia unica, pagati 2,50 euro. Voi siete stati da Primark? In Italia è aperto in altri posti, magari è aperto a Roma? Cioè, datemi questa bella notizia, così quando torno faccio un salto anche lì. Ma non credo, perché non ho sentito parlare di Primark a Roma. So che è aperto in altri punti d'Italia, vero? Mi sembra di sì. Altro paio di calzini, questo è il mio preferito. Sono dei calzini bianchi con tutto il merlettino qui. Questi li trovo super super carini da indossare con le sneakers, tipo con le Superstar o con le Vans, questi anche con le Converse, pagati 2,50 euro. Io adoro i calzini, anche quelli di Calzedonia, ne ho comprati tanti, però obiettivamente molte volte 6,50 euro, 7,50 euro per un paio di calzini o per calze li trovo un pochettino esagerati. E qui da Primark ce ne sono, ragazzi, di tutti i modelli, di tutti i colori, di tutti i tipi, di tutte le modalità, per tutti i gusti, a davvero poco poco prezzo. Poi ho preso questo paio di shorts che è la fine del mondo. In realtà, ragazzi, è un pigiama, ve lo dico in confidenza, ma mi vedrete se mi incontrate con questi pantaloncini, non dite niente che è un pigiama, perché io l'ho preso per andare in giro. Pagati 3 euro, taglia M. Mi piacciono perché un modello di pantaloncini che mi piace è con la fascia in vita elasticizzata e con questo merlettino, queste rugettine sotto. E la cosa che mi fa impazzire è l'abbinamento di colori, questo celeste con il rosa, il bordeaux e il verde più scuro. Li adoro. Questi con una canottierina dentro, stretta invece, con la canottierina stretta, e questi qui un pochettino a vita alta. E sneakers, secondo me, cioè, stanno benissimo. Infatti non li userò come pigiama. E ce n'erano di tutte le fantasie, ce n'erano anche con tutte le nappine sotto, bellissimi. Però tanto io qui ce l'ho vicino casa, quindi riandrò più in là quando sarà arrivata tutta la roba estiva per prendermi le cose più prettamente estive. Poi, cos'altro ho preso? Ho preso la mia valigia, non è rigida, è di quelle morbide, e molto spesso praticamente quando la riempio di vestiti mi si allarga tantissimo, che però poi se si fa così si stringe, e per tenerla più compatta, per tenerla più chiusa, ho preso questo cosino qui, che sarebbe una fascia tipo per le valigie, ci si può scrivere nome, cognome, eccetera, eccetera. Ha pagato soltanto 1,50 euro. Volevo prendere anche il trolley piccolino perché mi si è rotto il mio storico, però costavano moltissimo, tipo 45 euro, e quindi non l'ho preso. Lo prenderò al Globo in Italia, perché le trovo sempre in offerta e sono buonissimi. Quello che ho si è rotto adesso e saranno un 8-9 anni che lo uso, e lo uso molto molto spesso, quindi andrò al Globo e me lo prenderò. Rimanendo in tema estivo, non sto scherzando, prettamente invernale, avevo bisogno di un pigiama e fortunatamente non avevano tolto tutti quelli invernali. Questo non è proprio di quelli pelusciosissimi, però è comunque sempre in pile, quel pile micro pile, ecco, leggero, pagato 9 euro. Ho preso la taglia più grande perché io, ragazzi, non so voi, ma io di pigiami, cioè non mi sopporto le cose strette. Sto dormendo adesso perché qui non c'è più il pigiama, non lo ritrovo, con dei leggings, e non li sopporto, quindi avevo proprio l'esigenza, infatti è la L, di andarmi a prendere un super pigiamone. Questo è con il pantalone, vabbè, tutto attaccato. Con il pantalone grigio con le stelline, la magliettina arancione che non mi piace per niente sto colore, però era l'unico che c'era, con questa scritta Dream davanti, e il pantalone grigio con le stelline. Diciamo che il modello non mi fa impazzire, però era l'unico più pesantino che c'era. Non c'erano più tutti quelli belli di peluche con i cartoni, perché erano tutti estivi già, e quindi mi sono presa questo. Ultimi due pezzi e poi vi lascio andare con questo shopping. Ovviamente fatemi sapere sempre anche voi cosa avete comprato, le novità anche che ci sono in Italia, così quando ritorno me le vado a prendere. Io sapete che mi fido sempre dei vostri consigli, cioè come voi magari vedete i miei video e sentite i miei consigli, però anch'io sono sempre curiosa di sapere quello che avete comprato, se ci sono novità, se ci sono prodotti top che vi piacciono da consigliarmi, consigliatemeli sempre. Ho preso, io ho la passione dei cerchi, soprattutto in estate, e ho preso questi due,
semplicissimi, sono soltanto un pochino zigrinati, con sta luce non si vede niente, un pochino zigrinati per 1,50 euro. E poi ho preso questo set gigante che ha 1, 2, 3, 4, 5, 5 paia di orecchini a cerchio, anche questi così proprio piccolini, secondo me sono carini, un pochettino vintage, ma secondo me sono carini, pagati, anche questi qui, poi c'è scritto qua, 1,50 euro, c'erano anche tantissimi choker, tantissimi orecchini, set di anelli, però io ne ho tantissimi, li perdo continuamente, quindi mi sono ripromessa di prendermi maggiormente cura di quelli che ho qui, di non comprarne in quantità industriali, anche quando costano poco. Sono piena di buone intenzioni quest'anno. Shopping ragazzi finito, credevo che questo video venisse molto più lungo, invece no, strano, mi guardo sempre intorno quando faccio i video haul per vedere se dimentico qualcosa, perché io puntualmente dimentico di farvi vedere qualcosa, come spengo la videocamera, dico ok, mi sono dimenticata questo, e quindi lo lascio da parte e poi mi dimentico di farvelo vedere, però stavolta mi sembra che ci siamo, che vi ho fatto vedere tutto quanto. Quindi vi saluto, spero di avervi tenuto compagnia, se non siete iscritti al canale iscrivetevi, perché tra un po' ci saranno delle sorprese per voi che sto organizzando insieme anche a delle aziende, quindi iscrivetevi al canale, vi mando un bacio grandissimo. Se volete, non so se quando vedrete questo video io sarò già a Los Angeles, però per tutti i mini vlog giornalieri li caricherò su Snapchat e su Instagram, vi lascio qui giù il link dei miei social. Un bacio stelle e ci vediamo al prossimo video.